Arrivati al capolinea, è la sintesi che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per commentare i dati del trasporto pubblico locale e la mancata rispondenza tra offerte ed esigenze degli utenti. In base ai numeri dell'Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti, solo il 2,6% dei marchigiani sceglie treni o autobus per i propri spostamenti, mentre l'80% predilige il mezzo privato. Meno dell'1% degli utenti sceglie l'autobus, uno dei risultati peggiori su scala nazionale. Se abbiamo bus elettrici ma le linee non si espandono in tutti i territori, quei bus elettrici non serviranno a nulla. Noi abbiamo bisogno che si investa in spesa corrente. L'ultima legge di bilancio purtroppo non mette quasi nulla da questo punto di vista. Tra le cause di questa disaffezione ci sono la frammentazione e i numeri delle aziende dei trasporti. 36 imprese, di queste 22 hanno meno di 5 dipendenti, per circa 40 milioni di chilometri. Noi chiediamo anche alla Regione, in previsione della prossima gara che ci sarà nel 2026, di favorire un'aggregazione delle imprese. Per i sindacati serve un ripensamento della rete e una programmazione mirata alle esigenze di spostamento verso il posto di lavoro e dei flussi turistici, che abbia effetti anche per le tasche dei marchigiani. Bisogna iniziare a parlare anche di integrazione del trasporto pubblico locale, ferro-gomma. Bisogna tagliare tutte le sovrapposizioni perché spesso magari abbiamo troppi vettori che fanno la stessa tratta. Il tasso di mobilità sostenibile è peggiorato nel post-Covid e questa discesa si accompagna a un'esigua assegnazione delle risorse nella ripartizione del Fondo Nazionale Trasporti, che stanzia il 65% dei finanziamenti per il servizio. I sindacati segnalano che nelle Marche la quota media per abitante è inferiore del 40% rispetto a quella nazionale e del 60% rispetto alle regioni di piccole dimensioni. Stiamo facendo una battaglia. Non abbiamo dato parere favorevole nell'ultima riunione della conferenza delle regioni e delle province autonome e quindi speriamo che questa percentuale ci venga aumentata.